Ciao a tutti ragazzi, sono Ara, è la mattina di Pasqua ed eccoci giunti al tradizionale unboxing dell'uovo di Pasqua insieme. Prima di tutto, buona Pasqua a tutti ragazzi. Ora andiamo a vedere cosa c'è in questo uovo di Dragon Ball. Vediamo il packaging, è molto colorato, vedete, con le sfere del drago su tutto l'uovo e poi c'è un Gohan. Comunque andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Togliamo questo sigillo, l'uovo della Dolci Preziosi. Spero che non sia l'uovo dell'anno scorso riciclato. Quello che mi fa pensare che sia riciclato è questo adesivo messo dopo, che dice che è la scadenza, è fine dicembre 2015. Comunque voglio fidarmi della Dolci Preziosi e voglio sperare che questa sia una nuova edizione dell'uovo di Dragon Ball. Comunque andiamo a strappare il sigillo. Avrò un po' di difficoltà a farlo con una mano. Ecco qui che l'uovo mi stava cadendo. Ecco qua il tanto odiato l'accetto. Spero di riuscire a farcela con una mano. La vedo proprio grigia, però ci provo. Ah. Vediamo un po'. Maledizione. Oh. Mi sto tagliando le dita, ma qua non ne vuole sapere di aprirsi sto maledetto l'accetto verde. Mi servono delle forbici, ragazzi. Mi servono delle forbici. Ora camminerete insieme a me per casa. Comunque vi faccio vedere che è mattina e vi dico che è Pasqua per farvi sapere che non vi sto prendendo per il culo. Comunque, andiamo. Ecco, abbiamo preso delle forbici e ora sarà la fine di quel maledetto l'accetto verde. Oggi commetteremo un omicidio nel giorno di Pasqua. Ce la facciamo? Sì, le forbici hanno finalmente tagliato. Bene, andiamo a scartare il nostro uovo finalmente. Questi sono gli inconvenienti di girare un video con telecamera a braccio. Ecco qui, c'è l'uovo che stranamente comunque è intero. Ecco qua, me lo aspettavo un po' più grande sinceramente. Comunque andiamolo ad aprire gentilmente. Ecco qua. Assaggiamo il finissimo cioccolato della Dolci Preziosi. Devo assaggiarlo per forza. Ecco qua. Oh. Non è male. Un po' troppo dolce per i miei gusti. Andiamo comunque a vedere la sorpresa, che non è neanche nel classico ovetto di imballaggio delle sorprese. E no ragazzi. Credo proprio che sia la nuova edizione dell'uovo. Anche quest'anno ho trovato una bellissima porcheria. Ingoiamo questo cioccolato, altrimenti non riesco a parlare. Come potete intravedere benissimo, è uno schifosissimo yo-yo. Ragazzi, delusione a palate. Io ho visto che in quelle dell'anno scorso si trovavano le statuette di Goku contro Freezer e altri scontri, e quest'anno mi smettono lo yo-yo. Ah, che brutta Pasqua. Sto scherzando. Comunque andiamo ad aprire questa sorpresona. Come al solito, come da tradizione, trovo le cagate, cioè senza mezzi termini. Vi ricordate l'anno scorso che ho trovato quella Leila fatta malissimo? Quest'anno c'è uno yo-yo di Goku e figli. Vabbè, mi aspettavo la statua. Faccio male io ad aspettarmi delle cose. Comunque non si può dire niente di questo yo-yo. Comunque è fatto abbastanza bene. È uno yo-yo e basta. Beh, vabbè, almeno mi rimane il cioccolato. Beh ragazzi, questo unboxing di Pasqua è finito qui. Se volete un consiglio e dovete ancora comprare un uovo di Pasqua, state alla larga da questo uovo di Dragon Ball. Lo dico a bassa voce, casomai la Dolci Preziosi poi vede il video e mi viene a fare il ricorso, la denuncia. Vabbè ragazzi, buona Pasqua ancora, noi ci vediamo al prossimo video e io mi mangio un altro pezzo di cioccolata. Ciao!